Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1.600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Né più mai toccherò le sacre sponde. L'inizio della poesia che Ugo Foscolo dedicò alla sua terra natia. Tre negazioni. Tre volte la triste consapevolezza. Non saprei come altro iniziare a trattare un argomento che solo al pensiero mi fa cadere le braccia. Una morte dolorosa e in solitudine era il triste destino di tante, troppe persone in quegli anni. Quando dico che Muccioli è stato un visionario, intendo dire che aveva previsto di tutto. Difatti disse: ci sarà una malattia che colpirà le persone tossicodipendenti. Non solo, ovviamente, ma la disinformazione è stata la vera protagonista di questa tragedia, dove tutto era relativo. E la diffusione è arrivata ovunque, aumentando la paura di diventare un reietto che al solo contatto può distruggere la vita di chi ha attorno. Non c'erano cure, non c'erano spiegazioni, non si aveva certezza su come avvenissero i contagi e molti ospedali rifiutavano a priori persone sieropositive, lasciandole in preda alla loro esistenza, quello che ne restava, quello sprazzo di dolore. Il primo defunto ufficiale della comunità per AIDS ci fu nel 1985. Autista di Vincenzo, fortemente legato a lui, anche a causa della grande fragilità di questo ragazzo. Un duro colpo per tutti. Il primo di una lunga serie. A San Patrignano inizia una vera e propria strage. Ogni settimana qualcuno si spegneva. E se il drogato già di per sé era considerato feccia, la percezione di degrado sulla categoria dei drogati stessi salì alle stelle. Di conseguenza, il tossico malato di AIDS era proprio l'ultimo tassello, dimenticato dalla società e anche da Dio. Solo la comunità di Muccioli li accettava per provare a dar loro un'ultima carezza all'anima, almeno. La mentalità era: facciamone entrare il più possibile. L'esatto opposto del mondo esterno. Nel frattempo, tanto per cambiare, la realtà cresceva.
non solo per persone ospitanti, ma grazie al lavoro dei ragazzi, lavoro che era alla base dell'attività della comunità, crescevano anche i settori perché il livello era alto. Non c'erano semplici operai. In quello che facevano c'era il cuore di chi non aveva altro. Poesia che diventa lavoro, lavoro che diventa prodotto. La base di un'economia che non si reggeva sulle macchine, sul denaro, sul materialismo che iniziava a imporsi sul sistema di industrializzazione. Si reggeva sul peso delle vite salvate. In molti entravano già in HIV in fase avanzata, in AIDS, e Vincenzo in tempi brevissimi fa costruire un ospedale con reparti specifici proprio per AIDS. Se nelle piazze e nelle strade chi si perdeva in certe logiche che poi erano la base delle dipendenze abusava di tutto, compreso il proprio corpo, all'interno della comunità già diventa difficile rapportarsi all'altro sesso. Se accade, invece non puoi farlo, il sesso. Decideva Vincenzo quando era il momento, quando potevi vivere una relazione. Una visione nuova anche questa, ma realissima. Ai tempi c'era la cultura, a un certo punto ti sposi, fai un figlio, mantieni il tutto e a posto. Di lì a poco sarebbero arrivati i divorzi che già erano nell'aria, già c'erano stati i primi, però diventava proprio cultura della società, quella di oggi, quella che stiamo vivendo adesso. E invece questo sistema era l'ennesima rivoluzione, perché io credo che la vera dipendenza di ognuno parta proprio dall'affetto, mancato o sottratto. E la vera cura deve intervenire in quel contesto. Non è la dipendenza il problema. Diventa il problema per camuffare il problema più grande, il grosso vuoto interiore. L'innamoramento non è diverso da un'iniezione di eroina se non sai gestirlo. È facile perdere la cognizione della realtà e poi perdersi completamente buttando nel cesso anni di lavoro su se stessi. Certo, a un certo punto bisogna imporsi, capire quando si è pronti a fermare se stessi, ma la linea è sottilissima, il confine è labile e anche il terapeuta magari rischia di mettere del personale, di essere o troppo insicuro o troppo fiducioso. Non è facile gestire una situazione del genere, sicuramente una relazione funzionale nella società è molto più difficile da trovare di una che distrugge i due amanti stessi. Ma del resto esiste una cosa più difficile del sottrarsi all'amore? Quando questo chiama è l'attrazione intensa, specialmente quando si ha un discreto talento nell'autodistruggersi. È dura, è grigia poi sottrarsi. In ogni caso Vincenzo iniziava ad essere difficile da avvicinare, era sempre impegnato, accerchiato dal suo cosiddetto cerchio magico di superfidati, sempre in giro in eventi importanti. San Patrignano era diventato un brand, era l'UNICEF dei tossici, una realtà stimata, apprezzata, che iniziava a far gola alla politica. Dalla fondazione a questo momento della storia un continuo crescere in forma smisurata. La città di San Patrignano praticamente ogni settimana ospita personaggi importanti del paese che volevano accaparrarsi il consenso di Vincenzo. Anche solo farsi vedere lì era una buona pubblicità, faceva veramente la differenza questa realtà. Vincenzo dallo stress ingrassa fino a 160 kg. Lui, il volto e la forma della sua creatura, che ormai è più grande di lui. E qualcuno inizia a parlare di deliri di onnipotenza. La differenza sostanziale dagli inizi
è che prima Muccioli si prendeva cura di ognuno fino a quando non è stato più possibile e si è attuato un sistema che poi è diventato basato sul controllo, non proprio sul prendersi cura, anche, ma era diventato più importante controllare. È una differenza che solo ora esce davvero allo scoperto, perché i casi più difficili, i veri ribelli, non erano più trattati dall'amore di Vincenzo, ma dal surrogato di questo. Perché comunque magari Vincenzo, se doveva metterti in riga, ti dava pure un ceffone, però il suo modo di farlo probabilmente funzionava, ti faceva capire. Mentre invece altri personaggi non necessariamente erano in grado di trasmettere certi valori al prossimo. E nel caso in cui si sfociava in episodi un po' oltre, la risposta era: i giudici hanno detto così, lo facciamo per il vostro bene. Morale della favola: Vincenzo Muccioli poteva incarnare i panni del padre che picchia il figlio e aveva dimostrato di saper essere un buon padre. Ma un fratello maggiore quali diritti ha? Per quello che è il luogo di azione di questi problemi, ecco, cioè questo... l'educazione. Mio padre era un educatore, faceva questo.